Ciao Divette, ciao Divetti e ciao a tutti. Questo è un video importantissimo. Qualcuno di voi forse si ricorda dalle storie che avevo messo su Instagram che dovevo andare in missione, a fare una missione importante. Ed eccomi qui, insomma, vi avevo anche promesso che vi avrei svelato che cosa andavo a fare e ecco, io sono qui perché sono venuta ad incontrare una ragazza. E ora vi racconterò alcune cose molto gravi che riguardano Andrea Di Pre. Voi quasi tutti avete visto il mio video famoso in cui qualche tempo fa dicevo che insomma io insomma, sono stata con lui per un anno e mezzo e ho scoperto in seguito che lui si sentiva con tante altre ragazze e intortava tante altre ragazze, tra cui me, insomma, ha preso in giro me e ha preso in giro tante altre con l'intenzione di fare dei video, in particolar modo di fare dei porno. Insomma, dopo che io ho denunciato questo fatto anche con degli screen su Facebook in cui dicevo ragazze, state attente perché Andrea Di Pre è uno che cerca di manipolare le persone per far sì di ottenere, di arrivare a certi scopi luridi. Ovviamente ho aperto il vaso di Pandora e mi hanno scritto un sacco di ragazze dicendomi: ah, ma guarda, Di Pre ha scritto anche a me, ha chiamato anche a me, ha cercato di creare amicizie, relazioni, perché come vi dicevo, quello che lui ha fatto con me è stato creare una relazione sentimentale affinché lui potesse usarmi per i suoi video. Con me ci sono stati video su YouTube, ci sono stati video fetish, che ripeto, quello è il mio lavoro e ci sta. Però, insomma, mi ha presa in giro per arrivare a quello. Che poi io ne avessi un guadagno, eccetera, eccetera, non importa, non pensate a me. Il problema è che quello che ha fatto con me lo fa anche con tante altre. Tra queste ragazze che mi hanno scritto, c'erano anche delle minorenni, due ragazze minorenni, tra cui la ragazza che ho qua. E quindi ho deciso, siccome questa ragazza ha 17 anni e tra l'altro è una divetta, e come già vi avevo annunciato, lui si è approfittato anche del fatto che io avessi un pubblico di donne per far sì di essere a contatto con un pubblico femminile. Per me ci tengo a dire che non me lo sarei mai immaginato, nel senso che io sapevo che lui telefonava tante ragazze per fare quel giochetto lì. Non mi sarei mai immaginato che tra queste ci fossero delle minorenni, quantomeno perché non lo ritenevo così idiota, così coglione da fare robe con le minorenni. Invece, ragazzi, sì, è così coglione. È così coglione, non c'è limite alla coglionaggine. E io oggi sono qui con una ragazza di 17 anni e oltre a lei, che adesso vi racconterà più o meno come sono andati i fatti, c'è anche una ragazza di 14 anni, ragazzi, che 14 anni, che è stata adescata da lui tramite Snapchat e che è già andata dai carabinieri. Non è successo niente per fortuna con la ragazza di 14 anni, però rendetevi conto di quello che lui è capace di fare. Quindi qua questo è un video, non si scherza, ragazzi, no scherzi, cavolate, gossip, questa è una cosa seria, seria. E adesso io voglio lasciare la parola a questa ragazza che rimarrà anonima, coperta e la sua voce verrà modificata perché appunto non voglio che la sua privacy sia in qualche modo violata. Voglio subito chiederti come hai conosciuto Andrea Di Pre. L'ho conosciuto commentando la sua foto e da lì lui mi ha iniziato a scrivermi chiedendomi il numero e io, stupida, gliel'ho dato il numero e da lì ha iniziato a chiamarmi molto spesso per intortarmi come fa con tutte. Cosa ti diceva durante queste telefonate? Che sono state tantissime. Durante queste telefonate mi diceva sei il mio tesoro, sei bellissima, tutte queste cazzate. E poi io essendo, avendo un ragazzo, mi diceva che ero una sua grande amica e basta, perché non poteva dirmi nient'altro, essendo fidanzata. Che cosa ti diceva per creare questa relazione d'amicizia?
E mi diceva che mi voleva molto bene, che sono una grande amica per lui e tutte queste cose che sono bellissime, anche mi diceva queste cazzate qua, insomma. E ti inviava anche delle foto porno. Sì, me ne ha inviate molte di foto porno, moltissime. Ti ha inviato foto porno di lui che scopava. Di lui che scopava e anche solo foto porno di lui. Quindi diciamo, con te ha creato questa relazione Sì. d'amicizia con tantissime telefonate. Sì, esatto, tantissime, ma veramente tanti perché sono stati tanti i mesi in cui ci siamo sentiti. Quante volte ti chiamava più o meno? Allora, adesso non mi ricordo, ma cioè, anche più di 10 volte a settimana, tante. Ok, questo per qualche mese, finché cosa è successo? Finché è successo che allora mi ha coinvolto in un porno, perché mi ha intortata in poche parole, poi vabbè io gli ho detto di non pubblicare quel video perché essendo minorenne comunque non si può pubblicare, ma neanche quando divento maggiorenne gli avrei detto di pubblicarlo, ma sicuramente visto che di lui non ci si può fidare lo farà. Come ha fatto a convincerti? E continuava a dirmi, fai sto porno, cioè non lo pubblico perché tanto sei minorenne. Cioè all'inizio comunque lui voleva pubblicarlo, poi ho capito che comunque io non gliel'avevo permesso e all'inizio poi mi diceva no, non lo pubblico, allora però fallo, vedrai che uscirà una cosa bellissima, tutte queste cose. E diciamo che questa è una cosa che voglio dire io, perché magari c'è molta gente che dice: "Eh, ma stupida tu che hai fatto il porno, scusa, perché l'hai fatto?". Allora, il problema è che voi non sapete com'è lui e il modo che lui ha di manipolare le persone. Lui è pressato, e questo ve lo dico perché l'ho vissuto io. Io chiaramente sono una donna adulta e quindi ovvio che non ho fatto un porno con lui, però io stessa ho fatto fatica. Perché lui appunto è pressante, lui sfinisce le persone, lui telefona in continuazione, crea dei rapporti d'amicizia perché lui poi è un grande attore, lui riesce a convincere, aveva convinto anche me di avere creato con me una relazione sentimentale, come ha convinto lei a creare una relazione d'amicizia, questo lo fa con tutti, donne, uomini, con tutti, lui è completamente finto al 100% e questa è una cosa che voglio dire, chiunque sia in contatto con lui lo deve sapere, lui è completamente finto e fasullo, riesce a convincere le persone, questa è una cosa importantissima. Tant'è che tu quando mi avevi contattata mi avevi anche scritto: "Io non mi sono resa conto di quello che ho fatto". Esatto. Io adesso sono venuta qua personalmente, ho portato la ragazza dai carabinieri. Siccome lei è minorenne, dovrà fare denuncia con i genitori. Io vorrei fare dire una cosa alle ragazze che stanno guardando questo video. Se minorenni o maggiorenni che voi siate, se Andrea Di Pre vi ha molestate in qualsiasi modo, le molestie anche per le maggiorenni sono un reato, ragazze, ma soprattutto se siete minorenni e lui vi ha contattate, vi ha scritto tramite i suoi social. Andate a denunciare, ditelo ai vostri genitori, non abbiate paura di dire ai vostri genitori se qualcuno vi molesta, non abbiate mai paura, anche se avete fatto qualcosa, avete fatto un porno, anche se avete fatto video fetish di calci nelle palle, anche quello è una cosa che con le minorenni non si può fare perché è una roba sessuale. Quindi, se vi è capitato qualcosa del genere, andate con i vostri genitori a denunciarlo. Io faccio questo video per dirvi state attente, ragazze, tutte, minorenni o maggiorenni. E io vorrei anche fare un appello, intanto che le autorità si muovano, perché purtroppo in Italia non è facile. Non è facile far muovere le autorità in questo senso. Lui ha già tantissime denunce, questa non è la prima né l'ultima, ne ha tantissime. Dovrebbe già essere dentro, dovrebbe già essere dentro. Il fatto che non sia dentro è una cosa gravissima, ragazzi, quindi
A maggior ragione vi esorto a denunciare e a maggior ragione chiedo pubblicamente che venga fatto qualcosa, che venga fermato. E poi voglio fare un appello ai social. Siccome lui usa i social Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat per contattare le ragazze e poi intortarle telefonicamente, chiedere il numero di telefono, comunque lui usa i social e usa il fatto che anche se non ha una grande, cioè non gode di una grande fama, comunque è famoso e magari tante ragazzine col fatto che è famoso e conosciuto possono, diciamo, cascarci e possono finire in dei giri in cui non devono finire. Quindi io esorto i social a cancellargli i profili. Ragazzi, i suoi profili, i suoi social devono essere annientati. Sono gli strumenti che lui usa per fare certe cose. E niente, ragazzi, io vi lascio. Ringrazio la ragazza che si è prestata a fare questo video. Ripeto, andatelo a denunciare e se avete rapporti con lui, siete in contatto con lui, bloccatelo. Bloccatelo subito, adesso, quando state vedendo questo video. Quindi niente, questo è tutto. Ci aggiorniamo presto con altri video, magari entriamo più nei dettagli, eccetera. Spero che questo video possa essere utile e possa smuovere qualcosa. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.